Salve, oggi parleremo del reagente limitante con una reazione che abbiamo già trattato precedentemente. Abbiamo acido acetico che reagisce con bicarbonato di sodio dando acetato di sodio, acqua ed anidride carbonica. Per effettuare questo esperimento abbiamo bisogno di tre beute denominate con le lettere A, B e C, in cui verseremo 50 ml per beuta di acido acetico in soluzione al 5%. Nella beuta A verranno versati 2 grammi di bicarbonato di sodio, nella beuta B 3,5 grammi e nella beuta C 5 grammi. A questo punto pesiamo il bicarbonato e lo inseriamo nei palloncini. Allora, notiamo che il palloncino della beuta A si è gonfiato fino a un certo punto. Questo perché il reagente limitante è il bicarbonato e quindi la reazione è terminata quando il bicarbonato è finito. Nella beuta B il palloncino si è gonfiato di più poiché le quantità erano giuste, quindi la reazione è completa. Mentre nella beuta C il reagente limitante era l'acido acetico e quindi infatti notiamo che c'è un precipitato che è il bicarbonato che non ha partecipato alla reazione. Piccolo che mi è tutto.